Allora, siamo con Alberto Corradi, il mister dell'Arenzano, che innanzitutto ringraziamo sia lui sia la società Kenucci per l'accoglienza e per la disponibilità all'intervista, che spesso quando una Mancherebbe. squadra perde tanti non vogliono parlare. Comunque è finita 0-2 in favore dei vostri avversari. Un commento alla vostra partita, un Arenzano che nel primo tempo mi è sembrato che fosse preso anche molto forte, poi sono usciti loro alla distanza. Ma sì, è stata una partita, secondo me, giocata a ritmi molto alti, una bella partita, cioè brutta ma bella per l'intensità del gioco. Secondo me, a me i miei ragazzi sono piaciuti sotto molti aspetti. Abbiamo perso la partita sugli episodi, questa categoria è fatta così. Ultimamente siamo riusciti a vincere partite sugli episodi tirate che potevano finire con altri risultati, e questa volta abbiamo giustamente perso. Faccio i complimenti a loro perché sono una squadra ben organizzata, che corrono, consapevoli del campionato che devono affrontare. E i gol brutti, tutti e due, uno, il secondo che ci ha un po' ammazzato, è arrivato da praticamente metà della loro metà campo, e un gol così raramente si vede, e bravi loro. Va bene, mister, grazie molto per la disponibilità. Comunque, ecco, un'altra cosa, bisogna dire che questa squadra ha fatto un ottimo inizio di campionato. Addirittura Assolutamente. oggi, se riuscivate a vincere, mi pare che acchiappavate addirittura al secondo posto. Sì, ma noi stiamo bene coi piedi per terra, oggi ci aiuta a capire anche questo, che abbiamo fatto tutte partite molto molto tirate, qualche volta ci è girata bene, oggi secondo me è una partita molto equilibrata che è girata male e ci sta, e dobbiamo avere questa consapevolezza, arrivare fino alla fine. Il nostro obiettivo rimane ed è uno solo, quello di salvarci il prima possibile, e quindi anche quell'opzione di caso di vittoria che fossimo arrivati giunti secondi è solo così. Sì, ci aiuta, un buon inizio, rimane un buon inizio, sono tutti i punti che abbiamo fatto che ci servono per arrivare prima possibile alla meta. Va bene, ringraziamo il mister, tutta l'Arenzano e il suo addetto alle comunicazioni Claudio Nucci. Grazie a lei.